Ragazzi, e benvenuti in questa nuova recensione di merda. Grazie alla regia Katia, ovvero Isabel. Tra la vita e la morte, qua invece ci sta la merda. Il male non ci sta. Non è vero, è carino il film. Ma Ah, io. a me è intrattenuto. Partiamo dalla trama. Abbiamo il classico traslogo di questa coppia. Lei è incinta di 8 mesi. Brutta, veramente. Potevamo pigliarle meglio come Non è vero, attrice. è carina. L'attore è Ah, quello di volevi la OC. bonazza, la prostituta da No, una 4 ragazza soldi che si vede. normale. No, è carina, è Ma carina. carina, naso da Befana, c'è cioè il Ma triplo mento. no, non è vero, guarda, ci sono stati cessi in TV. Ma dai, questo è C'ha due carino. arance al posto delle tette. Sembra un venisse apposta fin da Ah, lì. volevi meloni da No, vedere? ma non incinta, siccome è incinta. Vabbè, non sempre le donne hanno il seno grande quando si è A incinta, te ma ti sono comunque diventate sì. veramente parevi. Ah, perché uno se ce l'ha già grande, ok, ma se uno ce l'ha piccolina che ci vuole fare? Che fa? Comunque è caruccia lei. E poi. Sembra mia califa, è diventata. E la rife, chi? Io? Però Ah, mia califa è rifatta. poi io sono sempre stata naturale. Vai, continua. Allora. Quindi no, tutti contenti, trasferiscono, sembra andare tutto bene, quello di OC non sa recitare, neanche lei, questa è una cosa molto positiva, c'hanno sempre le stesse espressioni, lei che ha sempre, sempre mal di pancia, lui che è sempre scoglionato per tutto il film, ha sempre le stesse espressioni, tutto quello che gli può succedere di brutto, bello che sia, lui ha sempre le stesse espressioni. E inizierà a succedere una cosa brutta, faccio spoiler, ovvero perde il bambino. Perde questo bambino quando incontra la sua vicina di casa, la vecchia, un po' inquietante e strana. Questa vecchia vive insieme a sua figlia di 24 anni, che questa ragazza ha subito varie cose brutte. È stata rapita da un satanista e quindi l'ha fatto Attendono a andare Satana. a sala, ha fatto cose non belle. Quindi è un po' sconvolta e sta sempre alla finestra a farsi i cazzi degli altri. Perdi il bambino e da qua inizieranno ad esserci cose brutte. Ah, già la cosa prima brutta è il suo marito non gli ha fatto un cazzo. Cioè, la stessa espressione quando lo vedono morto, quando lo devono preparare e quando lo vanno a sotterrare, lui ha la stessa espressione. Impassibile. Sembra un manichino dell'OVS. Lei sofferente sempre. Già soffriva, già quando lo vedeva traslo, già stava soffrendo lei. Quindi inizieranno ad esserci queste cose paranormali o forse cose sue mentali per forte shock, uno pensa, no? Però uno già tra di noi si sa che sarà qualcosa di paranormale, c'è cioè in cazzo di shock. Che il film di quanto è stupido, secondo me sono così bravi da fargli qualcosa mentale, no? Che sarà tutto nella sua mente, sì, come no? Il film quindi si gira tutto quanto all'interno di casa sua e la casa della vicina, della vecchia strana che fa dentro casa sua. Batteria scarica. Niente. Quindi iniziano a esserci queste cose paranormali dentro casa, ma che sono cose paranormali che si fanno vedere ma non fanno mai del male. A parte quella scena orribile di lei, oh non ce la faccio più, non ce la faccio più, vola dal balcone, Sì, cioè dalla finestra, e la vediamo direttamente in ospedale, senza un braccio rotto. Lei che peserà forse 25 kg con tutti i vestiti. Cade da quell'altezza, forse perché pesa una mena tipo i gatti. Non lo so, non si fa un cazzo, quella cade, ma un graffio, niente. In vabbè, non si ospedale, sa mai. Ma fa direttamente. vedere, forse c'è un cespuglio, che ne sai? Cespuglio che ci sta, cosa dei fieno di Assassin's Creed. Quindi, viene in ospedale, suo marito sempre scoglionato la va a trovare. Dice, ah, ma te volevi suicidare, cosa così. Il suo padre viene a scoprire che si è suicidato il padre di lei, quando lei era piccolina, quindi ha avuto un trauma, anche lei poi si voleva suicidare A dopo il 16 padre, anni. 16 anni, quindi ci ha avuto questo precedente. Quindi mentre si voleva suicidare per il fatto dei bambini, invece era perché lei si era rotti i coglioni, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non l'ho capito, non è stata né spinta No, sei né spiegato, sei tu che ogni tanto abboccavi con il niente. Ma perché è sonno. una merda? Lei non ce la c'ha più perché sentiva sempre il pianto del suo bambino, per Poi questo. vede il suo bambino ovunque, che poi è un peluche. E appunto, e questa è la Ragazzi, cosa. poi comparto tecnico. Ci siamo. C'è il film del 2019 con questo comparto tecnico. Dai, ma manco ci sta il comparto tecnico. Cioè, sembra girato con un cellulare. Non ha fotografia. Non ha un montaggio decente.
viene girato di merda che mi è venuto la nausea all'inizio, non capivo un cazzo. Io Ah, ti sì, giuro, pure l'intro io non ci ho capito un cazzo io. Pure dell'intro. io, qua non ci ho Una capito. merda. Le musiche sembrano prese quelle là senza quelli là che non hanno i diritti, no? Che vengono presi su YouTube per i video. Gli effetti speciali neanche sono stati fatti artigianali per la faccia di lei. Cazzo, ma non vi rompete i coglioni pure a truccare queste attrici? Ma veramente dovete usare il computer grafica per farli in faccia? Che è una merda. Che con queste luci dell'occhi che sembrano le luci di Natale. Ma che è sta schifezza? Effetti speciali orribili, ma veramente una schifezza proprio. Proprio, ti ho detto, sembra un cortometraggio su YouTube, sto film. Quello doveva essere. È andato pure al cinema. Meno male che era già che ha pagato 6,50 euro sta cacata di merda, che è andato pure esaurito. Perché poi loro, pure furbi, Isabel, per ricordare il nome, Annabelle. E mi dici, tra Annabelle che è una merda, facciamo uno Isabel, un'altra merdata. Maria Belle, prossimamente, ma io faccio Maria Belle, faccio. Perché ragazzi, chi finisce con Belle, alla fine è una merda. Questo ho capito Che io. bello, fa anche la rima, la battuta, dai, anche non c'è Ragazzi, vi male. sconsiglio di andare a vedere, vi sconsiglio. No, Anzi, per secondo Natale me. regalate alle persone stronze, gli regalate questo. Cioè, tieni, Isabelle. Non è vero, dai, come ha Anziché il intrattenuto carbone, un regalategli questo, glielo ficcate nel culo. Alla gente cattiva, glielo dovete regalare. Questo film è merda. La gente stronza pure. Detto questo, ragazzi, andiamo ai spoiler, che così chiudo sta recensione. Mi sono un po' rotto anche i maroni di fare la recensione. Perché veramente parla di sta merda che poi non è manco divertito. Sai, dice quel film di merda che ti diverte. No, un film di merda che te rompe il cazzo. Veniamo a scoprire che questa ragazza, dall'altra parte, che la spia sempre ogni cazzo che fa la nostra protagonista, alla fine è un fantasma. Perché la madre l'ha soffocata per dargli un po' di pace. Invece ha liberato un male peggiore. E la madre poi si Sì, troverà ma sgozzata. Forse si è sgozzata lei per stare insieme a lei nella casa infestata. Invece si ritrova la nostra protagonista. Che poi io mi chiedo, se si deve spostare di corpo, come può cambiare completamente le sembianze? Perché ho detto, boh, lei vuole, Isabella vuole prendere il corpo della nostra protagonista. Cazzo, ha preso proprio le sembianze e ci ha scopato pure col suo fidanzato. Lui non si era accorto che da bionda è diventata scura. E da un fisico, diciamo, di 25 kg a un fisico di 60 kg. Non ha sentito il peso. Che forse, era, il corpo era diverso. ma forse all'inizio quando hanno fatto qualcosa insieme era No, no, era ancora. già lei che sorrideva. Lui aveva sempre la stessa espressione. Aspetta, Da ebete. ma sorrideva lei dall'altra parte della finestra? No, no, Perché sorrideva quando era sopra di lui. ah, Al ok. contrario. Il punto che schi tutto al contrario la faccia, tipo l'esorcista. Brutto. Quindi, ragazzi, alla fine non ha senso. Lui se ne accorge, ah, non sei tu, dice, no, io voglio il tuo cazzo. Gli dice Isabella, Non è voglio. vero, non dicono queste Voglio il cose. tuo pene! No, perché la vita della ragazza è molto migliore, ovviamente, Molto di... migliore perché non scopavo! dai! Ah, comunque, alla fine, siccome stiamo, ecco, stiamo spoilerando, lo diciamo, siccome questa qua ha avuto purtroppo la perdita del figlio, non voleva vivere più. Quindi questo fantasma voleva approfittare di questa cosa, ecco. E quindi il marito alla fine, dopo varie peripezie, alla fine riesce a capire finalmente, e poi se vedete il film alla fine riuscirete a capire perché dico questo dopo varie peripezie, perché ci ha rotto la minchia, perché sa che c'è qualcosa che non va, però alla fine passa sempre oltre, però alla fine capisce, cerca di aiutarla e dire ecco devi tornare alla vita, devi capire che la vita va avanti eccetera eccetera, quindi lei alla fine ci riesce fortunatamente a capire che deve vivere e stare con lui e quindi alla Ma fine si siccome non salva. si vede che c'era grande amore, io sarò a posto di quello di Ossì. Dice, rimani lì, io mi tengo questa qua, la fantasma. La fantasma. Ma se non c'è la fantasma, è più carina lei. No, meglio, ragazzi, qua sotto, meglio il fantasma Isabelle o la Befana? Dai, più che no, a me c'era la fantasma, mi piaceva proprio, Ma non poi ti c'è. somigliava a te la Ma fantasma, con i dai, capelli somigliava. neri. Ma i capelli neri che Per il fatto che c'entra? nel viso non è scarnito. Vabbè, questo no, questo è vero, non è scarnito molto, però guarda, è più caruccia lei, non lo so. Non mi attirava tanti Fagli prendere fantasmini. l'anello. Tieni. Prendi. Niente, ragazzi. Io ho detto questo. Se anche voi regalarmi qualche film per Natale, che però adesso nessuno mi sta regalando un Regalatevi qualche cazzo. cacca, così almeno lo fate Qua soffrire. sotto vi lascio la mia wishlist.
Ci sono vari prezzi, anche qualche giocattolino per la Reggia Catia, qualche giocattolino anche per il bambino. Giocattolino, perché mi serve un giocattolino? Giocattolino sex toys. Ma che sex toys, non scherziamo! E qualche sex toys anche per il dottor Drago, non si sa mai se Ah, lo vuole. quello sicuro, quello ce lo voglio, lo potete Compriamo una regalare. vagina di gomma. Ragazzi, detto questo, io mi ringrazio. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate e fatemi sapere la vostra. Soprattutto, meglio Isabelle o la protagonista. E un'altra cosa. Tette piccole o tette grandi? Tette grandi. Non me le scordate mai. Ma questa non... Lo so che ora il 23% delle donne... Ragazzi, no, non vi offendete. Ognuno ha i suoi gusti e quant'altro. Può essere anche una bellissima ragazza che ha le tette piccole. Sì, Non c'entra appunto. niente, quindi non vi offendete, pubblico femminile, che non commentate mai. Però io vi saluto anche a voi. Io, ragazzi, vi saluto anche a voi e alla prossima recensione, sperando che sia un film bello perché non ce la faccio più.